Presso l'auditorium comunale Mario Costa di Sezze si svolgerà sabato 10 dicembre alle 21 lo spettacolo Canzoni e Utopie, il cui ricavato sarà destinato a due associazioni sportive locali. Durante la serata verrà presentato il calendario Utopia non è una parola, che quest'anno, anziché dalla cooperativa Utopia 2000 Onlus, è stato prodotto dal network Utopia for Benefit. Ecco com'è nato il calendario. Sono state scelte 12 parole, una per ogni mese. Fra i tanti vocaboli evocativi del concetto di utopia indicati dagli operatori e utenti delle strutture della cooperativa Utopia 2000 e dagli amici e sostenitori della stessa COP. Ispirandosi poi agli stessi vocaboli, il poeta Antonio Veneziani ha scritto una poesia per ogni vocabolo. Le poesie durante lo spettacolo verranno declamate dall'attrice Marina Ianti. Oltre alle poesie, i mesi recano le foto delle attività svolte dalle associazioni che hanno aderito. Anche le canzoni, tutte italiane, verranno suonate dal vivo dalla band e durante la loro esecuzione saranno proiettati delle immagini selezionate da Giancarlo Loffarelli, una lectio brevis sul concetto di utopia. Aprirà tutto lo spettacolo, durante il quale infine si svolgerà anche la prima edizione del premio Utopia for Benefit. Una lezione davvero particolare martedì mattina per gli studenti della media Volpi. In cattedra è salita la pluricampionessa azzurra di canoa Alessandra Galiotto per parlare della sua carriera, ma soprattutto dei valori su cui si fonda la disciplina sportiva praticata ai massimi livelli. L'iniziativa denominata I giovani incontrano i campioni è stata promossa dalla delegazione provinciale del CONI, che dallo scorso anno sta portando nelle scuole pontine alcuni dei più grandi protagonisti nazionali e internazionali dello sport. Protagonista dell'appuntamento di martedì mattina alla Volpi 2 Dunque è stata la canoista della Marina Militare, Alessandra Galiotto. Al suo fianco c'erano il delegato provinciale Fabrizio Malgari, la referente Tiziana Di Pietro, il dirigente scolastico Nunzia Malizia, l'assessore alla pubblica istruzione Claudio Chinatti. La campionessa ha illustrato le tappe del suo percorso sportivo iniziato all'età di 10 anni ed ha poi, con grande disponibilità e simpatia, risposto alle numerose domande degli studenti. Fine settimana l'insegna di cantine aperte a Natale anche a Cori. L'azienda agricola biologica Marco Carpineti e la tenuta Pietrapinta hanno infatti aderito all'ultimo appuntamento dell'anno che vede protagoniste le cantine del movimento Turismo del Vino. Domenica 11 dicembre il popolo degli enoturisti trasferirà la magica atmosfera del Natale in cantina per brindare all'arrivo di una nuova stagione. Sarà possibile visitare le due cantine coresi, l'azienda agricola biologica Marco Carpineti e la tenuta Pietrapinta della famiglia Ferretti. I Wino Lovers saranno accolti come sempre con indimenticabili degustazioni dei vini della casa abbinati ai prodotti tipici del territorio. Cantine Aperte è l'evento enoturistico più importante in Italia nel suo genere, una iniziativa che contribuisce a promuovere gli elevati livelli di qualità ormai raggiunti da vini coresi, universalmente riconosciuti dai consumatori. Non si può che definire un successo la seconda edizione di Brunello a Palazzo, l'evento targato Associazione Decant, che ancora una volta deliziato i numerosi ospiti intervenuti a degustare ed apprezzare il mix di sapori locali associati ad un'eccellenza italiana che non ha bisogno di presentazioni, il Brunello di Montalcino. Ad essere particolarmente soddisfatti, oltre al pubblico, anche i responsabili dell'azienda vitivinicole intervenute. Gli amici di Decant hanno deciso di puntare tutto sulla passione e sulla qualità dei prodotti nostrani, in grado di emergere anche accanto ad un'eccellenza come il vitigno più famoso d'Italia. A sostenere il progetto Decant c'è ancora una volta Enoclub Siena e Davide Bonucci, che nel seminario Brunello di Montalcino, le diverse espressioni di longevità e freschezza, ha mostrato ed illustrato le origini che hanno portato Montalcino a produrre e valorizzare un vino che oggi viene chiesto soprattutto all'estero, dove il Made in Italy è sempre più di moda. Protagonisti della serata, ben 20 aziende vitivinicole. Il Consiglio Comunale di Formia ha approvato il nuovo piano operativo di protezione civile. Il documento, aggiornato alle nuove direttive della Regione Lazio, sarà gestito a livello digitale attraverso un software
e almeno in parte sarà presto consultabile online sul portale istituzionale del comune. Il documento elenca le caratteristiche del territorio, censisce sedi comunali, infrastrutture, risorse idriche, propone la modulistica per attivare tempestivamente le procedure in caso di emergenza, circoscrive la rete di rapporti con le forze di protezione civile, definisce le funzioni di supporto tecnico operativo nel campo sanitario, della fornitura di materiali e mezzi di intervento, censisce le risorse umane, elenca gli automezzi delle società ed imprese private attivabili in caso di emergenza, individua i locali e i magazzini per la raccolta di viveri e beni di prima necessità. Il piano individua inoltre i punti di attesa, ricovero e ammassamento delle persone in caso di eventuali emergenze, aree che saranno indicate con apposita segnaletica. In vista dell'inverno che sta per arrivare e di conseguenza dell'abbassamento netto delle temperature, il Comitato Locale di Latina della Croce Rossa Italiana ha deciso di attivare un numero telefonico da utilizzare per segnalare i casi di senza tetto da aiutare. Basterà chiamare il numero 392-6616-341 e fornire le informazioni necessarie. Il presidente del comitato, Giancarlo Rufo, proprio nei giorni scorsi ha disposto in immediata uscita serale di una seconda squadra in modo da poter coprire tutte le esigenze presenti sul territorio. Ci sarà un altro gruppo di volontari che si dedicheranno al supporto logistico presso la sede di via Ezio. La squadra si occuperà della preparazione delle coperte, dei viveri e del tè caldo da distribuire. Grazie ai nostri volontari, già da oltre un anno stiamo assicurando le uscite SASFID almeno 3 volte a settimana anche nei periodi non invernali, ha spiegato Giancarlo Rufo. Mentre ora abbiamo deciso di potenziare il servizio perché stiamo ricevendo molte segnalazioni da persone. Lungo il cammino di San Tommaso d'Aquino si snoda nei vicoli, in cantine e stalle medievali la 18ª edizione della Mostra dei Presepi organizzata dalla neo-associazione Maenza tra Presepi, Tradizioni e. La mostra collaudata e cresciuta grazie al successo di pubblico registrati negli ultimi anni è dedicata a Graziano Baccari, scomparso quest'anno e che è stato uno dei principali ideatori e animatori della stessa. Sono circa 50 i presepi dislocati in 30 locali situati nel centro storico, recentemente restaurato e che si mostra in tutta la sua bellezza. L'amministrazione comunale, attraverso l'assessorato alla cultura, ha sempre incoraggiato e sostenuto la manifestazione e anche quest'anno si sta impegnando per la felice riuscita. Il giorno dell'inaugurazione, che verrà oggi alle 16:30, l'associazione La Cirasa preparerà per gli ospiti la polenta, le caldarroste e le crespelle. Il tutto per onorare una storia che in questo momento storico deve evidenziare i valori della solidarietà e della pace. Poco meno di un anno per salire sul podio, tanto ha impiegato la Latina Triathlon, premiata dalla FITRI al termine del campionato regionale Age Group 2016. Cerimonia nella sezione regionale del CONI, all'interno della sede della FIDA, alla presenza del celebre triatleta Sebastian Pedrazza. La società pontina, ricostituita lo scorso gennaio, ha messo subito in mostra i muscoli, portandosi a casa medaglie e consensi. Il risultato più prestigioso è nella categoria donne, in cui Silvia Merola si è laureata campionessa regionale assoluta con una tappa di anticipo. Il coach Alessio Grassucci, vinta una sfida, è pronto a raccoglierne di nuove. Non avevo dubbi su Silvia Merola, sapevo che poteva arrivare fino in fondo, primo posto compreso. I numeri ci spingono a continuare su questa strada. Abbiamo 46 tesserati, di cui 29 hanno preso parte a gare durante la stagione agonistica. Per 12 di loro era l'esordio. Non ci fermeremo qui. La combinazione nuoto-bici-corsa è pronta a raccogliere maggiori consensi in provincia e per il 2017 è prevista l'organizzazione di una tappa del campionato regionale, location lungomare di Latina, afferma Latina Triathlon.
Il 3 dicembre alle 9 circa ad Aprilia, i carabinieri del locale Norma Sezione Radiomobili, a conclusione di complesse attività investigative volte a identificare gli autori di un duplice tentativo di furto aggravato consumatosi il 17 novembre scorso ai danni del titolare di una tabaccheria e di un distributore di carburante, denunciavano alle autorità giudiziarie due minori responsabili dei reati, entrambi domiciliati ad Aprilia e già aggravati da precedenti di polizia. I due minori, nella notte del 17 novembre, mediante l'uso di auto rubate e successivamente data alle fiamme, avevano tentato di sfondare la serranda di accesso di una tabaccheria e, non riuscendo nell'intento, visto il sopraggiungere di militari dell'arma prontamente intervenuti, cercavano di compiere analoga azione nei pressi di un distributore di carburante. Anche in quest'ultima circostanza i due avevano dovuto desistere all'intento delittuoso per l'intervento degli stessi militari, che si trovavano ormai sulle loro tracce e, per facilitarsi la fuga, abbandonavano l'auto rubata sulla quale viaggiavano, dandola alle fiamme.